nuove rivelazioni e colpi di scena a uomini e donne. Ieri, giovedì 28 novembre 2024, al centro Titanus Helios di Roma, dame, cavalieri, troniste e tronisti sono tornati a far parlare di sé nel parterre del trono over e del trono classico del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. In particolare, Gemma Galgani ha dovuto confrontarsi con una sorprendente scoperta riguardante Fabio Cannone, con cui aveva una relazione da tempo. Durante le nuove registrazioni di Uomini e Donne, Gemma ha fatto una rivelazione scioccante su Fabio Cannone. Il cavaliere canadese di 65 anni, che aveva conquistato il cuore della dama, è stato smascherato da una segnalazione che ha svelato la presenza di una fidanzata in Spagna. Nonostante Fabio avesse chiesto a Gemma di non indagare sulla sua vita privata, non ha smentito di avere un'altra donna e abbandonato lo studio, lasciando la dama sconvolta. Barbara De Santi ha accettato di conoscere due nuovi cavalieri nel trono over, mentre Diego ha dovuto chiudere con Sabrina e Cristina. Nel trono classico, Michele è uscito con Amal, ma ha notato una distanza emotiva, mentre Martina De Ioannon inizia a dubitare di Ciro, con le quotazioni di Gianmarco in ascesa, dopo un'esterna a tema natalizio. Francesca non era presente durante le registrazioni. Le anticipazioni di Uomini e Donne promettono nuovi colpi di scena e emozioni forti. Restate sintonizzati per scoprire cosa accadrà nel prossimo appuntamento con il dating show.